testimoni. Ciao, benvenuti a speciale Guerre Puniche 2, Made Change Worlds nel Mediterraneo 2050. Spero che vi sia piaciuta questa nuova sigla che fa d'apertura a questa serie di podcast destinati ad illustrare le regioni d'esistenza e detonazione delle Climate Change Worlds nel Mediterraneo 2050. Buon ascolto! Benvenuti ad un altro episodio di Climate Change Worlds, le guerre del cambiamento climatico nel Mediterraneo 2050. In questo episodio parleremo delle radici dell'odio cattocomunista per il popolo italiano. Nel link che trovate in descrizione trovate tre URL riferiti a tre bloggate. L'argomento, come potete ben immaginare, è molto articolato e complesso, ragione per cui quando ci ho bloggato sopra sono stato costretto a dividerlo in tre puntate in modo da evitare che la bloggata non risultasse troppo lunga, e nonostante questo le tre bloggate con i relativi contributi audio sono delle bloggate molto lunghe e molto impegnative. In questo episodio mi limiterò a sintetizzare per sommi capi i punti salienti degli argomenti, rinviandovi chiaramente a visitare i tre link che trovate in descrizione, onde avere un approfondimento più dettagliato ed approfondito sulla complessa tematica. Allora, se siete giunti ad ascoltare questa release di podcast, vuol dire che vi siete già assorbiti tutta la numerosa serie di podcast relativi alle guerre del cambiamento climatico nel Mediterraneo 2050. Quindi faccio riferimento adesso ad alcuni podcast di cui ho già discusso, in modo da fare un brevissimo riassunto. In scenari nel Mediterraneo 2050 abbiamo praticamente dimostrato la ineluttabilità delle guerre puniche 2. 20 anni fa Orsono praticamente si sarebbe potuto fare qualche cosa, sminando la bomba demografica africana e portando il Mediterraneo in un contesto di pace. Niente è stato fatto da ONU. Chiesa Cattolica non ha mai perorato una politica di controllo per le nascite in Africa. I governanti più o meno eletti in Africa pur conoscendo l'esistenza della bomba demografica africana, non hanno fatto niente per contenere le loro nascite, e gli africani in cuor loro hanno trombato e trombano come degli conigli irresponsabili, senza far uso né di profilattici né di pillole, incuranti anche dei rischi della proliferazione delle malattie venere. Per quanto riguarda il secondo podcast, relativo al declino e scomparsa della penisola italica, abbiamo osservato praticamente in senso prospettico, sui prossimi 30-40 anni a venire, degli scenari quantitativi in relazione a quello che sta per cascare in testa alla penisola italica. Mentre nel futuro della penisola italica abbiamo compreso che se il popolo italiano vorrà sopravvivere al XXI secolo, oggi è interesse del popolo italiano andare a abbattere in modo sostanziale il debito pubblico italiano, dato che nei prossimi 30-40 anni a venire si dovrà fare ulteriore debito pubblico per evitare che l'Italia ci arrivi strafatta di debito e che non abbia alcun merito creditizio. Occorre abbatterlo oggi, altrimenti non saremmo capaci di mitigare i danni da cambiamento climatico. Inoltre è ineluttabile la caduta di PIL e di produttività nei decenni a venire per danni da cambiamento climatico, sovrappopolazione, scarsità e guerre puniche 2. E quindi di conseguenza questi sono obiettivi primari, che però possono essere conciliati, grazie al cielo, ad una richiesta della CED De Gasperi, cioè di una difesa continentale dell'Europa, andando a conferire, diciamo, beni patrimoniali indisponibili e beni demaniali,
per chi non avesse capito, navi, aerei, cannoni e quant'altro, presso la nascita degli Stati Uniti d'Europa, ottenendo un credito con cui ammortare subito una quota rilevante del debito pubblico. Dopodiché, nei decenni a venire, politiche fiscali, quindi tasse federali europee, serviranno per finanziare una politica di difesa continentale con la nascita appunto istantanea nella nascita degli Stati Uniti d'Europa con use armi, use navi e use Air Force e quindi impostando una difesa continentale dell'Europa. Solo in questo modo avremo, diciamo, la speranza di incardinare l'Italia dentro l'Unione Europea, che però non sarà sufficiente a evitare i rischi di uno slittamento verso l'Africa, poiché, come abbiamo visto, diciamo, nelle puntate precedenti, il modello istituzionale italiano vessa aziende e famiglie con politici stupidi e ladri e accatasta debito in modo sistematico, producendo politiche inefficaci, per evitare che quanto ammortato dal conferimento dei militari italiani presso la nascita degli Stati Uniti d'Europa venga rapidamente ribruciato dalla pubblica amministrazione centrale e decentrata che accatasta debito in modo sistematico, occorrerà contestualmente alla nascita degli Stati Uniti d'Europa fare una profonda riforma costituzionale sopprimendo regioni, grandi aree metropolitane, province e risparmiando così in un botto solo 75 miliardi di euro, pardon, da poter devolvere in parte su 50% su una riduzione del cuneo fiscale e l'abbassamento delle tasse e l'altra metà su una serie di politiche a sostegno della disoccupazione. Contestualmente, l'interesse ovviamente dell'Italia, come si è già visto nelle puntate precedenti, in scenari nel Mediterraneo 2050, declino e scomparsa della penisola italica e futuro della penisola italica, sarà interesse dell'Italia rastrellare ed espellere tutti gli immigrati clandestini e i migranti economici e interdire l'accesso in Italia dei flussi migratori futuri. Questo per evitare che la popolazione italiana cresca in modo esponenziale facendo collassare il reddito pro capite, che ricordo inevitabilmente subirà una caduta di PIL che con una contestuale caduta della popolazione italiana il rapporto potrebbe rimanere, non dico costante, ma perlomeno viscoso, come abbiamo visto dagli scenari. Mentre continuando ad inserire nuova popolazione proveniente dalla bomba demografica africana e con i nuovi nati in Italia, il risultato sarebbe un collasso del reddito pro capite a causa del fatto che il numeratore è in fase di declino e se al denominatore, invece che aggiungere una tendenza alla diminuzione, aggiungiamo una tendenza alla crescita, è ovvio che il quoziente tende a valori infinitesimi. Che cosa ha fatto invece la sinistra in oltre 5 anni di governo? Ha importato in Italia 700.000 immigrati clandestini, di cui queste persone nessuno ha portato un brevetto per fare impresa. Sono stati deportati da Renzi Svuota Africa con navi della Marina Militare Italiana, ONG, Guardia di Finanza e Guardia Costiera. In 5 anni di governo il PD ha importato quindi 700.000 immigrati clandestini, commisurando il loro numero in rapporto alla popolazione delle regioni italiane, questo valore è letteralmente stratosferico, rappresenta il 65% della popolazione Trentino-Alto Adige, il 79% della popolazione umbra, il 123% della popolazione lucana, il 226% della popolazione molisana, il 554% della popolazione valdostana. 700.000 immigrati clandestini deportati nei 5 anni di governo di Renzi Svuota Africa numericamente rappresentano la 21ª regione italiana.
Contestualmente sono stati sputtanati finanziariamente circa 20 miliardi in 5 anni, tutti finanziati a debito e poi dilapidati in spese correnti. Tali risorse sono state sottratte ai 2,8 milioni di disoccupati italiani, sono state sottratte queste risorse al centro della città dell'Aquila, ancora tutta da ricostruire, mentre si sarebbe potuto accelerare la sua ricostruzione. Risorse che sono state sottratte ai terremotati del secondo terremoto, dato che si sarebbe potuto avere più risorse e snellire le procedure, ma la rimozione delle macerie del terremoto è ancora tutta da fare, con i terremotati parcheggiati in case di, scusate la parola, il francesismo, ma di merda, con lo scaldabagno esterno. A tale ammontare però di delirio, di bilancio sinistrato, vanno aggiunti tutti quei costi aggiuntivi per sanità e istruzione per i quali gli immigrati clandestini fruiscono i servizi regalati dal buon cuore degli italiani. Ormai però gli italiani sono prossimi al fallimento finanziario. Cattocomunisti hanno ignorato quanto sentenziato all'articolo 35,4 della Costituzione italiana, che recita: la Repubblica riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale. Le paroline magiche sono salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale. Ciò implica che, in soldoni, se in Italia non vi fossero stati 2,8 milioni di disoccupati, e se vi fosse stato lavoro e sviluppo come nel 1960, cioè con possibilità di integrazione sociale, allora la Repubblica Italiana avrebbe riconosciuto il diritto di emigrazione a persone non cittadine italiane entro il limite di non danneggiare i cittadini italiani. Considerando che l'Italia è stabilmente avviata su un percorso di declino, ergo, con PIL e produttività calanti, l'interesse generale italiano è espellere gli immigrati clandestini e negare l'ingresso degli immigrati clandestini migranti economici, come si è già detto, per evitare che il reddito pro capite collassi a causa di stranieri che non sono italiani e non sono europei. Inoltre, i cattocomunisti narrano la fiaba che gli immigrati clandestini pagano le pensioni agli italiani e sono sfruttati nell'agricoltura. Le balle cattocomuniste, quanto i mass media che aspergano la propaganda politica, hanno appestato l'etere mediatico italiano. È infatti dal 1950 che il settore dell'agricoltura ha preso a meccanizzarsi. Infatti, nei paesi del primo mondo non vi lavora più del 3% della forza lavoro. La produzione agricola è molto energy intensive e molto meccanizzata, tanto che il settore sta vivendo una nuova rivoluzione, dato che dalla meccanizzazione si sta passando alla robotizzazione. Non servono gli immigrati clandestini, cioè i braccianti generici in agricoltura, per la raccolta della frutta o verdura, a meno che non siano aziende marginali, cioè con processi produttivi relativi al 1800. Scripta manent, verba volant. I cattocomunisti ed i Verdi negano che in questi 5 anni in cui l'Italia ha importato mafia nigeriana, causando la proliferazione di spaccio di droga, prostituzione, aggressioni, violenze sessuali e morti violente, e nonché epidemie di TBC, importando anche in Italia terroristi ISIS. Difatti vi sono state moltissime espulsioni da parte delle autorità. Tutto questo è negato dalla sinistra e ignora e negano che appunto in questi 5 anni di governo di sinistra siano stati sputtanati 20 miliardi all'incirca in 5 anni in spese correnti nel business dell'Africa Fergus. Francia, Svizzera ed Austria hanno sospeso Schengen alle frontiere italiane. Ora, il tessuto economico italiano è in dissolvimento perché non regge la globalizzazione.
Ci sono almeno 2,8 milioni di disoccupati italiani, il ratio di crescita medio di lungo periodo del debito pubblico italiano è del 2% circa, mentre il tasso di crescita medio del PIL italiano di lungo periodo è del più 0,5% e tale divergenza sarà ancora più vera e profonda nei decenni a venire, come abbiamo visto nelle puntate precedenti relative alla valutazione degli impatti sul cambiamento climatico. In buona sostanza, possiamo dire che nelle narrazioni politiche dei cattocomunisti si nega l'esistenza di una sovrappopolazione sul pianeta Terra, i cattocomunisti negano l'esistenza di una bomba demografica africana, i cattocomunisti negano gli effetti nefasti del cambiamento climatico, i cattocomunisti negano che il problema della sovrappopolazione in Africa si intreccerà in modo insolubile con i problemi di cambiamento climatico. I cattocomunisti negano l'utilità per l'Africa di una rigida politica di controllo delle nascite. I cattocomunisti narrano la fiaba che non si deve temere il futuro, che il XXI secolo porterà pace e prosperità per il genere umano. Quindi i cattocomunisti negano il fatto che nel lungo periodo il PIL e la produttività italiane saranno calanti. Sono molte le ricerche che si possono trovare in rete riguardo ai cambiamenti climatici e impatti di sicurezza nazionale. Le falsità delle narrazioni politiche asperse dal blocco cattocomunista e dai Verdi cercano di costruire per il 2050 in Africa delle condizioni che saranno ingestibili per gli europei, inducendo sul popolo italiano, direi, un'alta probabilità di suicidio di massa. Infatti, è possibile citare una serie di ricerche come Robust Assessment of the Expansion and Retreat of the Mediterranean Climate in the 21st Century, Effect of a Positive Sea Surface Temperature Anomaly on a Mediterranean Tornadic Supercell, Global and European Climate Impacts of a Slowdown of the AMOC, Sea Level is Rising Faster and Faster, Rising sea, how fast, how far? Flooding scenario for four Italian coastal plains using three relative sea level rise models. Queste sono tutte ricerche che potete trovare il link di accesso diretto nella descrizione di YouTube nel secondo post relativo a questo complesso tema. Veniamo al meccanismo politico di controllo del corpo elettorale italiano. Meccanismo cattolico del controllo delle masse e della segregazione del libero pensiero ha radici ataviche nel cattolicesimo. Si fonda nel desiderio viscerale di questa Chiesa cattolica di avere il potere temporale e l'indirizzo politico del corpo elettorale. Il peccato originale è la colpa cattolica della nascita, i 10 comandamenti e l'inferno, l'oppressione della Chiesa cattolica sul libero pensiero con Inquisizione, Sant'Uffizio ed Indice sono tutti retaggi ancestrali della storia italiana e del pesante ruolo di Chiesa cattolica. Molti di questi retaggi sono stati rifiutati dal mondo protestante, mentre sono presenti in misura diversa anche nella Chiesa ortodossa. Il presunto razzismo degli italiani e delle colpe italiche in Africa sono la clava di propaganda politica con cui il blocco cattocomunista ammorba le menti del corpo elettorale italiano per indurre lo spengimento della ragione e del libero pensiero degli elettori, inondando le menti degli italiani di rimorsi di coscienza e pesanti debiti morali che gli italiani dovrebbero pagare agli africani di oggi e di domani. Sono cazzate, sono tutte cazzate di propaganda cattocomunista. La legge della protezione umanitaria varata dal governo Prodi nel 1999 non ha nessuna logica. 1. Non ci sono responsabilità storiche italiane in Africa. Scoperta dell'America avvenne nel 1492. Dopo quella data, Gran Bretagna, Portogallo, Spagna, Francia, Olanda, Belgio presero ad iniziare politiche colonialiste.
La Germania divenne Stato nazionale nel 1871 e dopo quella data anche la Germania prese ad avere una politica colonialista. Nel 1861 l'Italia non era ancora completata, infatti i piemontesi riuscirono a generare le condizioni politico-militari per sterilizzare l'opposizione pontificia all'unità d'Italia del 1871, solo con la breccia a Porta Pia in Roma capitale. Quindi anche l'Italia dal 1871 poi prese ad avere una politica colonialista, salvo il fatto che 1. Gli italiani non prelevarono nemmeno una goccia di petrolio dalla Libia, dato che non si accorsero che sotto il cassone di sabbia c'era un mare di petrolio. 2. Il macellaro generale Graziani, dopo aver gasato le popolazioni del Corno d'Africa, la colonia italica del Corno d'Africa si arrese nel 1941 perché rimase senza munizioni e rimpiazzi. Durante la Seconda Guerra Mondiale, infatti, Suez e Gibilterra rimasero sempre in salde mani britanniche, impedendo l'arrivo di supplies alle colonie italo-abissine. Gli italiani furono fuori dall'Africa dal 1941. E le successive guerre civili, esplose nel Corno d'Africa, in Etiopia, in Eritrea e in Somalia, non hanno radici italiche. 2. La normativa prodiana non ha nessuna logica di reciprocità in Europa, dato che non esiste negli stati nazionali europei una norma simile che conceda illegittimamente appigli legali ad una parte dei migranti economici. 3. La normativa prodiana non ha nessuna logica prospettica, dato che sta detonando in faccia alla penisola italiana una bomba demografica africana, oggi da 1,2 miliardi di persone, nel 2050 da 2,4 miliardi di persone. Veniamo quindi ad affrontare quali sono le radici dell'odio comunista per il popolo italiano. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, i comunisti italiani volevano portare l'Italia dentro la cortina di ferro. I comunisti non hanno mai amato il popolo italiano. Il PC prendeva danari dall'URSS, osteggiava la NATO e le basi militari americane, in modo da agevolare un'invasione militare del Patto di Varsavia, aspergendo disinformazione e propaganda. Comunisti in passato hanno sempre agito da collaborazionisti, odiando il popolo italiano ed hanno sempre preferito i sovietici agli italiani. Quando nel 1989 l'URSS perse la guerra fredda, il blocco comunista italiano cadde in una profonda depressione politica, tanto che fu costretto a cambiare nome PC, PDS, DS, PD. Cambiamenti di nome e partito non condussero a cambiamenti di mentalità. 1, 10, 100, 1000 Nassiriya sono prova dell'ideologia comunista che rimane ben radicata, di cui la storia ne è implacabile testimone. Il PC, la sua intelligenza, non seppe mai partorire niente di diverso dall'ideologia marxista, applicando i deliri di Lenin, il quale nel 1915 sentenziò che gli Stati Uniti d'Europa sarebbero stati impossibili da farsi. Oppure, se mai ci fossero stati, sarebbero stati un regime capitalista e reazionario, e quindi tutti buoni comunisti avrebbero dovuto osteggiarne la nascita. Questa posizione leninista spiega, a mio avviso, la realtà dei fatti storici. Prodi, presidente della Commissione europea dal 17 settembre del 1999 al 22 novembre del 2004, Renzi, presidente del Consiglio europeo nel semestre italiano 2016, entrambi non ebbero mai a recuperare il concetto de gasperiano della CED, Comunità europea di difesa, quindi una difesa continentale dell'Europa, e mai invocarono gli Stati Uniti d'Europa, anche solo per iniziare un dibattito europeo. Prodi e Renzi hanno messo da parte l'interesse del popolo italiano, osservato in una visione prospettica, per curare gli interessi degli africani, i quali non sono italiani e non sono europei. Tutto questo nonostante i rapporti, limiti dello sviluppo,
commissariato del CREB di Roma al MIT, pubblicato nel 1972. L'IPCC fu fondato dall'ONU nel 1988 e produsse il primo report sul cambiamento climatico nel 1990, poi in media un aggiornamento ogni 5 anni, 1995, 2001, 2007, 2013, 2018. Quindi non si può dire che i testi sono stati pubblicati in modo tardivo, si doveva sapere, si doveva leggere, si bisognava sapere, ma non. Ma ovviamente gli obiettivi politici erano ben altri. I testi sono stati ignorati, i politici italiani, assieme ai cattocomunisti, hanno dato un pasto all'opinione pubblica italiana, la novella che l'Italia nei prossimi decenni, del 2020, 2030, 2040, 2050, sarà collocata al sicuro nell'iperuranio, con un futuro roseo privo di danni climatici e scevro da migrazioni apocalittiche. Se errare è umano, reiterare lo stesso errore è certamente diabolico. In realtà, la storia ricorda anche che Berlusconi, che non fu mai comunista, non volle mai uno Stato federale europeo, né mai Berlusconi fece menzione degli USE, probabilmente perché temeva il rischio che prima o poi sarebbero stati creati i reati federali, essendo Berlusconi notoriamente sceso in politica per interessi personali. Quindi la tesi mia è la seguente: da dove proviene l'odio comunista per il popolo italiano? In sintesi, secondo me, la radice dell'odio comunista per il popolo italiano risiede nei deliri ideologici di Lenin, quanto nella volontà comunista di non voler ripagare nemmeno in parte il debito pubblico italiano, rincorrendo il mito della sostituzione etnica degli italiani con 1,2 miliardi di voti di comunisti africani con cui invadere l'Europa. Come ho già detto all'inizio di questo episodio, questa è soltanto una sintesi di una lunga bloggata che trovate indicata in descrizione con tre links riguardanti a tre bloggate molto lunghe e molto articolate, che vi invito a leggerle ed a fruire di contenuti multimediali con attenzione per avere una visione completa ed esaustiva. Adesso veniamo al problema dell'odio cattolico per il popolo italiano. Questo è un tema complesso e occorre guardare i fatti e seguire i fatti ovunque questi ci possano condurre. Bergoglio nega l'esistenza di una bomba demografica africana, ossia mente al proprio gregge cattolico. Non c'è traccia di questo concetto nella sua enciclica. Bergoglio nega l'utilità di una politica di controllo delle nascite in Africa, ossia mente al proprio gregge cattolico. Nella sua enciclica, infatti, non c'è alcun riferimento alla necessità di una politica di controllo delle nascite in Africa. Bergoglio nega il fatto che il PIL pro capite in Italia collasserà a causa dei danni da cambiamento climatico, ossia mente al proprio gregge cattolico. Non c'è alcun riferimento di questa grave situazione nella sua enciclica. Bergoglio nega che gli effetti negativi del cambiamento climatico nei prossimi decenni in Africa si intrecceranno indissolubilmente ai problemi della sovrappopolazione africana, creando contesti esplosivi ed ingestibili per gli europei. Anche in questo caso Bergoglio mente al proprio gregge cattolico. La CEI poi nega il fatto che i migranti economici e gli immigrati clandestini siano oggi un problema di sicurezza nazionale, quanto e soprattutto nel 2050. Quindi anche la CEI mente al proprio gregge cattolico. In Matteo 5,37 si dice: il vostro parlare sia sì, no, no, tutto quello che è in più è di Satana. Andiamo quindi ad affrontare il complicato problema relativo all'odio cattolico per il popolo italiano. Da queste elucubrazioni teologiche, totalmente sconnesse dalla realtà geopolitica attuale e prospettica, scaturisce, a mio avviso, il delirio dell'idea del sacrificio di Isacco, Genesi 22:1, perorando il dono supremo del martirio e della sostituzione etnica degli italiani come strumento umanitario per lenire le piaghe dei subsahariani, che sono già oggi in pesante sovrappopolazione,
e nel futuro sarà anche peggio. In Matteo 25:31, nella parabola del giorno del giudizio, però, non sta scritto che ciascuno di noi, per guadagnarsi il regno dei cieli, ha da condurre alla rovina la propria famiglia, inducendone il martirio, devastare i propri parenti, sterminare i propri connazionali nel martirio offerto a Dio per lenire le piaghe dei subsahariani in sovrappopolazione. Il delirio cattocomunista Deus velit della sostituzione etnica implica un martirio di massa ai danni del popolo italiano, che nella mente cattolica delirante è un dono supremo a Dio, con cui la morte degli italiani lenirebbero nel 2050 le piaghe di un'Africa a 2,4 miliardi di persone, con 1,2 miliardi di migranti economici, 1,2 miliardi di migranti economici che in ogni caso non potrebbero mai essere accolti in Italia o in Europa per fisica carenza di spazio e di risorse. Qui il colore della pelle non c'entra un cazzo tra i temi del XXI secolo, nonostante i cattocomunisti lo invochino continuamente per indurre false colpe al corpo elettorale italiano. Mass media cattolici, operosi costruttori di morte. In un mondo molto competitivo, sovrappopolato, piagato dal cambiamento climatico, la bomba demografica africana è una minaccia reale e presente all'esistenza del popolo italiano. ONU e Chiesa Cattolica, 20 anni fa, avrebbero dovuto finanziare e chiedere una politica di controllo delle nascite in Africa, sminando proattivamente la bomba demografica africana per garantire un futuro di pace nel Mediterraneo. Niente è stato fatto. ONU e Chiesa Cattolica hanno concorso così a disegnare un futuro di guerre puniche due nel Mediterraneo entro il 2050. Cattolici costruttori di morte osteggiano la nascita della CED De Gasperi, mentre dovrebbe essere una priorità della Chiesa Cattolica debellare tutte le guerre future tra europei, dato che dal 476 d.C. al 1945 d.C. tutte le guerre che sono state fatte sono deflagrate in Europa o altrove, ma per motivi europei. Invece, chi invoca il pensiero della CED del buon De Gasperi è oggi etichettato come neonazista reazionario. E qui si giunge all'idea bergogliana del sacrificio di Isacco, Genesi 22:1. Nella Seconda Guerra Mondiale non è venuto Dio a salvare 17 milioni di giusti morti gassati dai forni nazisti. Analogamente, nelle future guerre puniche due non verrà Dio a salvare gli italiani, i quali si troveranno presi di mezzo tra le B61 europee e le pulizie etniche cartaginesi. Giungiamo quindi alla mia tesi finale. Da dove proviene l'odio cattolico per il popolo italiano? In sintesi, a mio avviso, la radice dell'odio cattolico per il popolo italiano risiede nella lettura delirante della Bibbia, nell'imposizione di un delirio Deus velit, quanto dal perdono cattolico sui peccati, che in chiave comunista si declina nell'esproprio proletario di capitale. Ma tutto questo non ha niente a che fare con un'economia di mercato complessa, in un XXI secolo piagato dal cambiamento climatico e dalla sovrappopolazione. Se oggi gli italiani non ripagheranno in larga parte il proprio debito pubblico, domani gli italiani non avranno spazio per fare leverage, ossia indebitamento, e provare a mitigare in qualche misura i danni dal cambiamento climatico, perché il PIL sarà calante. Il debito, se l'Italia ci arriverà a livelli stratosferici, strafatta di debito, nessuno gli darà più merito creditizio, non solo non potranno essere fatti investimenti necessari per mitigare i danni, ma non saremo nemmeno in grado di ripagare il debito pregresso. Quindi vi lascio immaginare in che condizioni il paese finirà in una tragedia greca.